Era passato un po' di tempo dall'ultima volta che rincontrai Spirit, che rividi Spirit, che lui ritornò. Lui era una parte di me che mi mancava e ne ero ancora felice che lui era tornato. Ogni giorno mi avvicinavo a lui, vicino al solito parte destra del recinto, e lo guardavo negli occhi. Ci parlavamo sempre. Certo, è ovvio, quando si è amici ci si parla sempre. Cerca di risolversi i problemi, ma qualcosa, ma non era tutto. Tutto quello che avevo, tutto quello che potevo desiderare, non mi bastava. Mancava ancora qualcosa. Ci riflettei molti giorni e ne parlai con Spirit e dissi: Spirit, dimmi. Senti, ti devo parlare, però non dirle Speranza, non voglio che lei lo senta. Come se ci avesse sentito, e Speranza si allontanò immediatamente. Non so come l'aveva fatto intuire, ma l'avevo intuito. Dimmi. Allora, hai presente Speranza? Sì. Beh, io provo qualcosa per lei, ma non mi so spiegare cosa. Non è che per caso lei ti piace? Beh, questo sicuramente mi piace. Piace tanto il suo ca il carattere e tutto il resto, ma anche perché. Cioè, lei è bellissima come cavalla. Potrebbe essere la compagna giusta. Ci devi riflettere, non puoi dirlo subito. Ma se ci conosci, la conosco da un anno. Riflettici bene. Non perché ti voglio scoraggiare, per carità, tu sei il mio migliore amico, perché ti dovrei scoraggiare, ma ci devi riflettere un po'. Ecco, tutto. Ti dico solo che tu ci devi riflettere e basta. Devi tu trovare le risposte. Io non posso darti queste risposte. Questa cosa dipende soltanto da te, da quello che ti dice il tuo cuore. Non è come quando parliamo ai tuoi genitori che io cerco di rassicurarti. Questa è un'altra cosa. E tu devi cercare di risolverla. Io non posso dirti nulla. Sei tu che devi scoprire da solo cosa ti riserva il tuo destino, il tuo futuro. Ma se io non trovo le risposte, cosa farò? Ci devi comunque riuscire. Ecco, ti faccio un esempio. Se un cavaliere abbatte un ostacolo, quando a cavallo, deve lui trovare la risposta perché l'ha abbattuto. Lo stesso per te. Devi cercare di capire cosa provi per lei. Io non posso dirti nulla, mi dispiace. Ma non per offenderti, per carità, amico mio. Sei tu che devi trovare delle risposte a questo problema. Ti sei appena posto. E che mi hai confermato, di cui mi hai parlato. Non perché non voglio darti una risposta. Sei tu che la devi scoprire. Sei tu che devi darti da solo una risposta. Sei tu che la devi cercare. Fino alla fine. E se ne andò. Quel giorno mi insegnò una cosa. Spirito non poteva risolvere tutti i problemi. Stavo diventando grande, non poteva risolvere sempre lui. Riflette tutto per un'ora. Ma dopo capì che cosa provavo per lei. Si avvicinò. Mi avvicinai a lei. E la chiamai. Piano piano. Speranza! Sì? Ecco, è una cosa che ci tengo tanto a dirti. Da tanto tempo. Ci ho riflettuto molti giorni. Più un'ora che ci ho messo adesso. E voglio dirtelo subito. Nel caso la prossima volta non avrò il coraggio. Che cosa? Tu, come sai, mi conosci da un anno, giusto? Io da un anno che sto qui, anche qualche mese. Ti ho conosciuta. E tutto il resto, no? Sì. Beh. Tu, secondo me, per me non sei un'amica. Tu sei qualcosa di più. E che cosa? Ok, sono pronta a dirlo, anche davanti a tutti, davanti a te e davanti a Spirit. Pur di farlo, perché voglio dirtelo adesso. E Speranza, tu mi piaci come cavalla, ma ecco, io ti amo per caso? Sì,
Proprio così. Esatto. Io ti amo. Ma è Speranza, che lei non era affatto d'accordo su questa storia, si allontanò. E si sporse dal recinto del paddock, come faceva sempre. Lo faceva ogni giorno. Io la inseguì, mi rimisi accanto a lei e la guardai. Era davvero una bellissima cavalla. Io non volevo perderla. Sarebbe stata un'occasione troppo bella farsela scappare. Mi rimisi di nuovo davanti a lei. E alla fine l'abbracciai e la baciai. Alla fine Speranza capì che anche io le piacevo. Si mise accanto a me. Vedi? Hai trovato la risposta da solo. Bravo. Grazie. Oh, ma di che? Non ho fatto niente. Sei tu che hai scoperto la risposta da solo. Bravo. Vedi? Se ci rifletti, vedi, le risposte te le trovi anche da solo. Visto? Hai capito che tu la ami e lei ti ama. Sono contento. Spirit, ma è una voce un po' che incute qualche sentimento brutto, che cosa? No, niente, tranquillo. Sembra che tu sei triste che devi dire addio a qualcuno, a me. No. Per non svegliare gli altri, capisci? Ah, ok, pensavo un'altra cosa, amico. Visto? Ti sei trovato anche la compagna. Bravo. Mi siete fidanzati in poche parole. Sono contento per te. Bravo. Ci abbracciamo. Ero troppo felice di avere una compagna. Adesso tutto quello che potevo desiderare dalla vita era completo. Ma qualcos'altro ancora mancava, ma non di quello che desideravo. Era una decisione lunga da prendere. Era una cosa che non ho avuto mai tempo di rifletterci. Dovevo decidermi su due cose. O vivere la mia vita in scuderia, insieme alla mia compagna, la mia Belle, come abbiamo nominato nel primo episodio, oppure tornare alla vita di sempre, libero, scappare dal paddock, tornare a casa, come era una volta. Non sapevo se fare il bene o il male. Non lo sapevo. Ma continua.